trovato un giorno ben arrivato a Reggio Calabria, coach Cadeo, le prime impressioni prima della conferenza stampa per il suo arrivo e firma alla Maglia Energy Pallacanestro Viola? Beh, l'impressione è che tantissima gente, tantissime persone che ho conosciuto, una gentilezza importante direi, e quindi un'accoglienza anche molto familiare. Cosa l'ha spinta a firmare per il suo delizio nello arancio del presidente della Canà? Non c'è un motivo solo, nella vita poi succedono tante cose e a volte succedono in un breve periodo e questa è stata l'occasione per venire a Reggio Calabria. È chiaro che le motivazioni della società, le ambizioni della società hanno avuto una prevalenza importante su tutte le altre, quindi è chiaro che questo è un progetto e ci sono delle ambizioni ed è stata fondamentale per la mia scelta. Confermati a parte, mai c'era stata una nomina a capo allenatore che arriva allo stretto così tanto presto, tra virgolette? Chiaramente è presto anche per parlare di che Viola vedremo, ma in linea di massima che squadra sarà? Certo, è presto, però le idee sono chiare. Prima di tutto si cercheranno delle persone motivatissime, come alcuni ragazzi hanno dimostrato nella passata stagione, quindi cercheremo di confermare questa tipologia di ragazzi e su quest'onda andare avanti. Conosceva già Reggio Calabria? Sì, ci sono stato parecchi anni fa, ma la conoscevo, certo. Piacevolmente, quindi. Direi di sì. Grazie mille. È impossibile dire il contrario. Grazie. Grazie a voi. Coach, nella passata stagione la Viola ha fatto molto bene, ha generato tanto entusiasmo, non si vedeva da tempo. Quest'anno serve un po' alzare l'asticella, perché è vero l'entusiasmo, però la piazza è anche molto esigente. Come si sente lei allenare in questa città, in questa piazza? Ma non è la prima volta che mi capita di allenare in queste piazze con questa cultura e con questa tradizione. A partire dalla mia Varese, che in qualsiasi categoria gioca, il palazzetto è pieno. Quindi questo secondo me è solamente stimolante. È stimolante il fatto che l'anno scorso è stato un buon campionato e quindi questa cosa non mi preoccupa.